Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. E che cade, parlando questa mattina con Clara e Nunzio, ho realizzato che cade esattamente a 10 anni dal mio trasferimento dall'Italia agli Stati Uniti, dove tuttora vivo e lavoro appunto come direttore del Neuromorphics Lab. La mia carriera accademica è iniziata molto prima in Italia, e attorno a 18 anni fa, quando ho interessato a tutto quello che era scienza e tecnologia. E decisi di dedicarmi a quello che allora, ma anche tuttora, considero l'oggetto più interessante e complesso dell'intero universo, vale a dire il cervello umano. E iniziando a studiare psicologia all'Università di Trieste, mi resi subito conto del mio sforzo disperato. Gli strumenti a disposizione, a mia disposizione erano completamente inadeguati per il tipo di obiettivo, finché studiando come autodidatta un libro di informatica mi imbattei in questa frase di Alan Perlis, professore di informatica all'Università di Yale, che recita: "You think you know when you learn", pensi di sapere quando leggi, quando apprendi. "Are more sure when you can write", ne sei un po' più sicuro quando sai scriverle. "Even more when you can teach", ne sei un po' più sicuro quando sei capace di insegnare. "But certain when you can program", ma ne sei certo quando sei in grado di programmare, quindi quando sei in grado di riprodurre sul computer, sul laboratorio, l'oggetto del tuo studio. Quindi, il dado ratratto, il mio futuro sarebbe stato dedicato alla riproduzione del cervello su calcolatori. E questo è quanto ho fatto negli ultimi 10 anni alla Boston University, ovviamente in collaborazione con una serie di studiosi eccezionali. Il cervello umano è, come dicevo, uno degli oggetti più complessi dell'universo. 2 chili di peso racchiudono 100 miliardi di neuroni e 250 triliardi di sinapsi. Stamattina leggevo un giornale italiano, l'unica volta in cui mi sono imbattuto nella parola triliardi è parlando del debito pubblico. Quindi o di neuroni o debito pubblico ci imbattiamo sui triliardi. Nonostante questa complessità, è possibile, attraverso la matematica, ridurre questa enorme varietà di componenti e derivare delle leggi matematiche fondamentali che ci consentono, una volta realizzate, di simulare questi processi cerebrali su calcolatori. E qui iniziano i dolori. Il cervello è eccezionale, in un volume di approssimativamente 2 litri, insomma il contenuto di una bottiglia di Coca-Cola da 2 litri, il cervello ci dà le nostre facoltà intellettuali consumando l'equivalente di una semplice lampadina, quindi 40 o 60 watt. E queste sono cattivissime notizie perché se un giorno volessimo simulare questa quantità di neuroni e sinapsi su dei convenzionali computer, ci servirebbe una stanza probabilmente più grande di questo teatro, piena di supercomputer e con una dedicata centrale nucleare solamente per alimentare questi supercomputer. Quindi cattive notizie, però c'è un però. Le aziende manifatturiere di processori ci stanno rimettendo loro malgrado in gioco. E questo ha a che fare con la cosiddetta legge di Moore, che è una legge empirica che descrive sostanzialmente il raddoppiamento delle potenzialità di calcolo dei comuni processori, insomma i processori dei nostri telefonini o dei nostri computer. E per fare insomma, un paragone, o insomma, per darvi la quantità pazzesca di innovazione negli ultimi decenni, prendiamo il paragone per esempio del computer che portò l'Apollo 11 nello spazio, una bestia da 32 kg, costo modico di 24 miliardi di dollari. E paragoniamolo oggi con un comunissimo processore che troviamo nei telefonini che abbiamo in tasca, peso di pochi grammi, gratis, completamente gratis. Questo processore è milioni di volte più efficiente del computer che portò l'Apollo sulla Luna. Ma questa legge si sta fermando e il motivo è che quando riduciamo i transistor, i componenti fondamentali di questi processori, a pochi atomi, questi transistor evaporano e quindi queste sono cattive notizie ovviamente per i vari Intel, AMD e i vari produttori di processori e non solo, ma anche per le agenzie governative, in particolare DARPA, che è l'Agenzia delle Ricerche Avanzate degli Stati Uniti, agenzia che fa ricerche pazzesche, ma che hanno ricadute sostanziali sulla vita di tutti noi, per esempio parliamo di Internet, fra uno dei tanti progetti, e DARPA ha lanciato un altro progetto chiamato Synapse, che coinvolge una serie di varie industrie, ma che coinvolge il nostro laboratorio, con l'idea di cercare schemi alternativi
che ci consentono di andare oltre questo fallimento della legge di Moore. E i processori che arriveranno, sono già arrivati diciamo in tutti i nostri calcolatori o nei telefonini, assomiglieranno più o meno a questo tipo di architettura. Quindi tanti processori, la cui velocità del processore sarà più ridotta, ma ce ne saranno molti, molto più lenti e connessi fra di loro. Il problema qual è? Il problema è come potremo utilizzare questi processori e quali tipi di schemi di computazione potremo utilizzare per renderli utili a noi. E la risposta è molto semplice, questi processori assomiglieranno al cervello, che con suoi miliardi di processori indipendenti e sinapsi fornisce una metafora eccezionalmente precisa di quello che sarà il futuro processore disponibile in tutti i beni di consumo. E questo è quello che fa il nostro laboratorio. Costruiamo la prossima generazione di modelli di cervelli artificiali che utilizzano questi processori per implementare delle funzioni cognitive, ma non solo cognitive, percezione, azione, emozione, motivazione, eccetera. Il nome di questi modelli è chiamato Moneta, e nonostante sia italiano, questo modello il nome è stato prodotto da un mio collega russo. Apparentemente moneta significa denaro anche in russo, ma moneta rappresenta anche qualcos'altro, che ha a che fare con Roma. Nessuno? È la dea della memoria nella mitologia romana. Quindi è un acronimo eccezionale, perché insomma i nostri partner industriali sono ben contenti, voi andatevi pure a studiare la memoria, che poi le monete ce le raccogliamo tutte noi quando avete finito. Quindi questi sistemi consistono in sistemi multicomponente cerebrali che vengono addestrati in ambienti virtuali che assomigliano molto ai nostri videogiochi e che poi vengono trasferiti in robot di vario tipo. Cos'è che contraddistingue il nostro laboratorio rispetto a molti altri laboratori al mondo? È l'accento sull'apprendimento. Quando un organismo biologico viene al mondo è non completamente ma sostanzialmente una tabula rasa, e diciamo la combinazione fra l'apprendimento e la genetica poi determina il set di skill che caratterizzano l'organismo adulto. Come facciamo innovazione? Il nostro team non potrebbe avere successo se non fosse attraverso la collaborazione di individui che hanno degli skill set completamente diversi. Il nostro team è composto da biologi, psicologi, neuroscienziati, computer scientist, fisici, matematici ed ingegneri. L'università solamente non potrebbe raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. È essenziale avere due altri tipi di collaborazione. La prima è ovviamente con gli stakeholders istituzionali, quindi le grandi agenzie come DARPA o NSF, che hanno a disposizione fondi per la ricerca, ma essenzialmente anche la grande industria che porta delle competenze che sono assolutamente al di là delle competenze di un laboratorio universitario, ma che ancora più importante ci dà la possibilità di avere un cortocircuito fra la nostra ricerca e le applicazioni industriali. Un tipico esempio di come cerchiamo di fare innovazione è attraverso un centro che è nelle fasi finali di valutazione per un grosso concorso della National Science Foundation di 50 milioni di dollari per 10 anni. Questo è un centro appunto capitanato dal nostro laboratorio. Il centro si chiama CANA, Center for Adaptive Computing Agents, e consiste di tre aree fondamentali: neuroscienze, processori e robotica. Questo centro racchiude ovviamente università, ma non solo, la grandi aziende, grandi industrie, in particolare Hewlett Packard, iRobot e BAE Systems, che lavorano in tre differenti aree di ricerca, e anche vari altri partner, in particolare laboratori nazionali come Sandia, Los Alamos e la NASA stessa. Ovviamente quello che facciamo non è applicabile solamente al dominio della robotica, ma tutt'altro. In generale è applicabile a tutti quei domini dove esiste una quantità enorme di dati ed una quantità meno enorme di persone in grado di estrarre contenuto intelligente da questi dati. Quindi domini fra cui internet, la grande distribuzione, le telecomunicazioni ed anche per esempio il settore militare. E la domanda che mi viene fatta diciamo più di frequente è: dobbiamo avere paura? È possibile che queste tecnologie un giorno si ritorcano contro di noi? La risposta è sì e no.
e per dare questa risposta non faccio altro che guardare al passato. Esistono numerose tecnologie, fra cui l'energia nucleare, il motore a reazione sono solamente due di queste tecnologie, che sono utilizzate sia a scopo benefico per la società, ma sono anche utilizzate insomma, per fare danno. Non ho dubbi, però, che questo tipo di innovazione abbia degli impatti assolutamente positivi sulla nostra società. E in particolare si parla spesso di queste potenzialità enormi di una società iperconnessa. Ma vi inviterei però a pensare ad un gradino successivo. Quello che avremo in mano fra pochi anni, non parlo di 10 anni, ma meno 5 anni o 3 anni, non saranno più dei semplici cellulari o neanche degli smartphone, come li immaginiamo oggi, ma saranno sostanzialmente dei supercomputer in miniatura che saranno in grado di simulare delle funzioni cognitive, percettive e così via, che erano dominio dell'intelligenza biologica fino a pochi anni fa. Quindi concludo dicendo che è importante pensare fin da oggi come questi tipi di nuovi processori cambieranno il tessuto tecnologico della nostra società, di nuovo non fra 10 anni, ma fra molto meno. Grazie.